Bene, non andrò lungo nell'insegnamento perché abbiamo promesso, e le promesse si mantengono, che sarà più una serata di fatti che di parole. Amen. Se lo fate meglio, io predico meglio. Una volta una persona mi ha detto un po' di tempo fa, sai da cosa si vede una persona seria? Che mantiene fede agli impegni. Quando si prende un impegno si porta in fondo, vero o no? Ve l'hanno mai detto in chiesa? È importante tenere fede agli impegni. È un segno di maturità, è un segno che quello che dici e quello che fai è qualcosa in cui credi veramente, vero o no? Ma spesso parliamo del nostro impegno, ma poco parliamo dell'impegno di Dio. Quando una persona si impegna, solitamente ti dà una parola, è vero o no? Ti fa una promessa. Ti dico, guarda, quello che ti ho promesso lo farò veramente. Ti do la mia. Anche Dio si è impegnato prima che noi con Lui. Perché in questa Pasqua celebriamo che 2000 anni fa Lui ci ha dato la sua parola e quella parola è diventata carne ed è venuta sulla terra e quello voleva dire che Dio si è impegnato con me e con te, più che noi con Lui. Lui ci ha dato la sua parola, il che vuol dire che tutto quello che Lui ha promesso è in grado di mantenerlo. Amen. E sai, la parola impegnarsi vuol dire dare un pegno. Il primo verso che voglio condividere con voi è questo, 2 Corinzi 1:22. Paolo due volte lo dice in questa lettera. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra, un'altra traduzione dice il pegno dello Spirito nei nostri cuori. Questa è una conferenza sullo Spirito Santo. La persona dello Spirito Santo è la caparra che Dio ci ha dato e che ci promette che tutto ciò che un giorno sarà pienamente nostro, noi lo abbiamo già come caparra nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la caparra della nostra piena eredità in Cristo. Il sigillo dello Spirito Santo è il segno, insieme al dono di Gesù, che Dio si è impegnato eternamente con noi. Dillo alla persona accanto, Dio ha scelto di impegnarsi con te. Dio si è impegnato e si è compromesso con noi. Amen. E questa sera voglio condividere solo una cosa attraverso tre passi e poi ci introdurrà al tempo che vivremo. Paolo, sempre alla chiesa di Corinto, ha detto che quando è presente lo Spirito Santo c'è una manifestazione evidente, c'è un segno evidente. Lui ha detto: il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Io voglio condividere questo perché mentre stavamo adorando, ma già dal giorno, non avevo preparato niente se non ieri, perché avevo detto al Signore: Signore, non voglio andare davanti a te, voglio rilasciare quello che tu rilascerai in questa conferenza. E Dio ha cominciato a parlarmi da questa mattina presto su questo. Io credo che questa sera sia una serata di libertà. Sia una serata di libertà e di liberazione. Amen. E voglio cominciare con questo passo. È un episodio che si trova nel libro dell'Esodo, al capitolo 14, in cui si parla di libertà. È il passo famosissimo, forse il più famoso in tutta la scrittura, insieme alla morte e alla risurrezione di Gesù, che poi alla fine sono un po' la stessa festa, perché qui ci stiamo preparando alla festa della prima Pasqua. Ed è il momento in cui il popolo di Israele sta per passare dalla schiavitù alla libertà. Voglio farvi vedere qualcosa. Nel libro dell'Esodo, capitolo 14, al verso 19, c'è un episodio un po' particolare su cui Dio mi ha parlato un po' di tempo fa. La scena è questa: il popolo è uscito dall'Egitto.
il faraone e l'Egitto stanno inseguendo il popolo di Dio. Ancora il mare non si è aperto, ma stanno transitando dalla schiavitù alla libertà. Ricordate questo, ok? Dalla schiavitù alla libertà. A un certo punto, prima di entrare nel mare, prima che Mosè stenda il bastone sul mare, prima che le acque siano divise, accade qualcosa di particolare. È scritto al verso 19, allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro di loro. Questo è un passaggio da una dimensione ad un'altra. E anche la colonna di nuvola si spostò. La presenza di Dio si sposta da davanti al popolo di Israele e dalla loro avanguardia si fermò dietro di loro, prima che entrassero nel mare. Mi state seguendo? La domanda è perché l'angelo di Dio si sposta e la colonna mentre li guidava, mentre stava andando davanti a loro, loro davanti vedevano l'angelo di Dio e la colonna e dietro vedevano i nemici. A un certo punto l'angelo e la colonna si spostano, prova a immaginare la scena, loro davanti non vedono più il Signore e va dietro di loro. E un giorno il Signore mi disse: Walter, voglio che tu mediti su questo, perché questo avrà a che fare con una chiave che io metterò nel tuo ministero, quello che diceva Francesco. È la prima volta che lo condivido. Ci sono delle cose a volte che il Signore rilascia nella tua vita, non avere fretta di darle. Di Maria è scritto che serbava tutte le cose meditandole nel suo cuore. Giuseppe fece questo errore, una cosa che Dio aveva dato a lui, la condivise con altri. Non tutto quello che Dio ti dice è per gli altri. Io ho fatto spesso questo errore all'inizio. Quando Dio mi faceva vedere qualcosa, pieno del fuoco, dell'entusiasmo, andavo da qualcuno e dicevo: sai cosa mi ha fatto vedere il Signore? E spesso rimanevo deluso. Sai perché? Perché quando Dio dice qualcosa a te, prepara anche il tuo cuore a riceverlo. Ad esempio, quando Dio si muove nella profezia, il Signore prepara sempre i cuori a cui la parola è indirizzata, perché Lui crea la fede, perché quella parola penetri. Questo è molto importante. Non è importante solo che i doni si muovano, è importante che tu impari il modo in cui Dio si muove. La sapienza, non a caso, è il primo dei 9 doni. E sapete, parlando dell'unzione, quando nell'antico Israele si spremevano le olive per fare l'unzione, c'erano 3 passaggi: l'olio più fine, poi quello più grosso e poi l'ultimo. Sapete per cos'era l'olio, il primo, l'extravergine? Per le lampade della menorah nel Tempio. La prima funzione dell'unzione è dare luce e sapienza alla tua mente. Il primo dei 9 doni è la parola di sapienza. Salomone dice: prendila, desiderala come una sorella. La sapienza è quella che ti permette che i doni che Dio dona siano messi a frutto come Lui vuole e che portino frutto. Amen. E mentre meditavo su questo, il Signore mi aprì un altro passo che voglio farvi vedere. È nel libro di Isaia, al capitolo 58. Francesco ha scritto un libro straordinario sul digiuno e sulla preghiera. Isaia 58, scusate, è un punto fondamentale sul digiuno. Ma attenti che cosa dice Dio. Voi mi direte: che cosa c'entra col passaggio del Mar Rosso? Ascoltate, il Signore dice in Isaia 58: il digiuno che io gradisco non è forse questo? Ascolta, il digiuno ha a che fare con l'unzione dello Spirito Santo, così come la preghiera. Non puoi separare il digiuno e la preghiera dall'azione e dall'unzione dello Spirito Santo. Dio non ti unge perché preghi, ma l'unzione sarà spendibile perché preghi, si moltiplicherà perché preghi. Quando Gesù ha parlato del digiuno ha detto: quando digiunate, non se, quando digiunate, non fate come gli ipocriti che si deturpano il viso, ma tu profumati la faccia. Il verbo originale è ungiti il capo.
Ogni volta che tu scegli di digiunare c'è un'unzione che viene rilasciata sul tuo capo e sulla tua vita. Quando parla del digiuno dice: è questo il digiuno che io gradisco, che si spezzino le catene della malvagità, ditelo con me, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Ascolta, non è tanto quello che Dio dice che tu devi fare, quanto è quello che Lui vuole fare. Il digiuno è un tempo straordinario di liberazione. E poi guarda al verso 7. Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Attenti al verso 8. Allora, ditelo con me. Quando? Quando si spezza il giogo, quando gli oppressi vengono rilasciati, quando le catene della malvagità vengono rotte, allora la tua luce spunterà come l'aurora. Attenti, la tua guarigione germoglierà prontamente. Attenti, la tua giustizia, ditelo con me, ti precederà. E la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Ok? In quel giorno in cui Dio decretò la liberazione del suo popolo, il Signore diventò la retroguardia del suo popolo. Sai perché? Perché c'è un tempo in cui tu vedi il Signore come il tuo pastore. Lui lo è. E tu lo segui. Ma c'è un momento, come quando un figlio cresce, in cui Dio non ti guida più come un bambino, ma ti segue come un padre segue un figlio. Ricorda che Dio non deresponsabilizza mai. Lui sarà sempre un padre, ma ci sono delle stagioni in cui tu devi imparare a muoverti, e in questo momento di liberazione Lui non diventò più l'avanguardia, ma diventò la retroguardia. La giustizia tua ti precederà. Quando viene pronunciato e proclamato il vero Vangelo, le persone per la prima volta vedono davanti ai loro occhi la giustizia di Cristo. Lo Spirito Santo convince oggi i credenti non di peccato, ma di giustizia. Il mondo di peccato, ma te di giustizia. Il Signore è la tua retroguardia. Quando tu sai vedere davanti ai tuoi occhi la tua identità, che tu sei la giustizia di Cristo, la gloria del Signore diventa la tua retroguardia. Sai perché? Perché finché tu non vedi la giustizia di Dio in Cristo attraverso il suo sacrificio davanti agli occhi, quando ti volterai al tuo passato vedrai gli egiziani. Se tu non vedi che in Gesù Cristo tu sei stato giustificato, quando ti guardi indietro tu vedrai i tuoi peccati. I problemi dei credenti non derivano quasi mai da ciò che sta davanti, ma da ciò che sta dietro. Il motivo: Amalek fu dichiarato da Dio il vostro peggior nemico, è vero o no? Amalek è il vostro più grande nemico. La strategia di Amalek era assalire da dietro il popolo di Dio quelli più stanchi che rimanevano indietro e attaccarli dalle retrovie. Ecco perché Dio deve essere la tua retroguardia, perché il Signore si è messo attraverso il suo sacrificio tra te e i tuoi peccati passati. Quando vedi la giustizia davanti a te, tu ti volti e vedi l'opera di Cristo che è la tua gloria e non più i tuoi peccati. Il Vangelo della grazia è un Vangelo che libera i prigionieri, dillo con me. Parla di un sacrificio, ciò che Dio vuole è che le catene siano spezzate. Se il regno di Dio prima di tutto è giustizia, è ingiusto che i suoi figli siano oppressi da un diavolo giudicato e sconfitto. Il regno di Dio è
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il Vangelo di Paolo, che Dio ha rivelato a Paolo, lui dice: in esso la giustizia di Dio è rivelata, non il peccato. Il vero Vangelo ti fa vedere attraverso l'opera finita di Cristo la tua identità. Non sei solo salvato, sei giustificato e dichiarato giusto. Quando la giustizia è davanti ai tuoi occhi, la gloria del Signore è tra te e i nemici del tuo passato. Ogni volta che guardi indietro, guarda la gloria del sacrificio di Cristo per la tua vita. Quando tu segui la giustizia di Dio, quando tu persegui la giustizia di Dio, quando tu proclami sulla tua vita la giustizia di Dio, Isaia dice: la tua guarigione germoglierà prontamente. Dillo alla persona accanto: non cercare la guarigione, cerca la giustizia. Noi invece spesso cerchiamo la guarigione, ma Gesù ha detto: cercate prima il regno e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte, ma tu cerca la giustizia. Cosa c'entra questo in una conferenza sullo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è sulla terra e nella Chiesa per convincere di giustizia. Quando tu cerchi la giustizia, tutte le altre cose si aggiungono. Sai perché? Perché tutte le promesse del vecchio patto erano per il giusto. Solo che non potevamo essere giusti perché obbedivamo ai comandamenti. Allora qualcuno ha soddisfatto completamente la legge, è stato dichiarato giusto per opere, e al Calvario ha compiuto uno scambio glorioso dove ha preso la nostra impietà e ci ha rilasciato, ha messo sul nostro conto corrente celeste la sua perfetta giustizia. La Bibbia dice: il giusto non sarà mai oppresso. Ditelo con me: il giusto sarà saziato in tempo di fame. Il giusto cade 7 volte e si rialza. Ci sono un sacco di promesse che sono accordate al giusto. Quello che tu devi perseguire è la giustizia. Il mistero della Pasqua è questo: la croce parla di questo scambio che ci ha reso giusti. Prendiamo il prossimo passo. Pietro, nella prima lettera, al capitolo 2, 24, cita Isaia 53 con una piccola differenza. Se tu leggi Isaia 53, è scritto: noi tutti eravamo erranti come pecore. Pietro invece dice: siete tornati al guardiano delle vostre anime. In Isaia, per il peccato ci allontanavamo da Dio, ma in Pietro, per la grazia di Gesù, torniamo a Lui. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché, morti al peccato, ditelo con me, vivessimo per la giustizia. Vivessimo per la giustizia. Cerca e persegui la giustizia. Impara a dichiarare: Signore, grazie perché per quel sacrificio io sono stato costituito giusto e mi hai donato il sigillo dello Spirito che mi convince di questa giustizia. Ogni volta che tu permetti allo Spirito Santo di convincerti di giustizia, il tuo spirito viene ravvivato. E guarda, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma prima viene la giustizia. Con questo chiudo. Un piccolo esempio di come Dio oggi, attraverso la sua gloria, è la nostra retroguardia. Ebrei, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, Dio aggiungeva, non loro aggiungevano a Dio. Loro si muovevano e Dio confermava. Quando entri in questo regime di libertà, quando entri nel regime della gloria, quando entri nel regime in cui lo Spirito di Dio si muove, Lui prepara un terreno davanti a te
mentre tu ti muovi, lui conferma. La gloria di Dio ti spinge. Paolo dice la grazia di Dio, addirittura l'amore di Dio ci spinge. In Apocalisse capitolo 1 è scritto: io Giovanni mi voltai e lo vidi. Dove era? Era dietro di lui. Oggi il Signore è tra te e tutto ciò che vuole portare condanna dal tuo passato. Finché il passato avrà un diritto di condannarti, la tua fede sarà paralizzata. Finché tu vedrai gli errori del tuo passato ogni volta che ti volti indietro, non riuscirai mai a vedere la giustizia come la tua identità. Ma tu devi sapere oggi che il Signore è la tua retroguardia. Lui si è messo tra te e il campo degli egiziani. Ogni volta che guardi indietro con i tuoi occhi spirituali, tu vedi la sua gloria nel sacrificio che ti ha liberato e che ti ha reso giusto. La sua giustizia davanti a te, la sua gloria dietro di te. Dillo alla persona che è accanto: la sua giustizia davanti a te. Oggi noi non temiamo nemici dal futuro. Gli unici nemici che possono rovinare l'opera di Dio nella nostra vita vengono dal passato. Davanti a noi c'è un avvenire, una speranza. Davanti a noi c'è una terra. Loro stavano per entrare in un deserto che li avrebbe portati nella terra dove scorreva latte e miele, ma lui sapeva che il rischio era guardare indietro. Il rischio della moglie di Lot fu guardare indietro. Il problema di tanti credenti è: io credo che Gesù è morto per i miei peccati, io credo che lui ha portato le mie malattie, ma non mi sento la giustizia di Dio. La predicazione del Vangelo rimuove la condanna. La predicazione del Vangelo rimuove il dito puntato. La predicazione del Vangelo della grazia spezza le catene. E quando le catene vengono spezzate attraverso la predicazione del Vangelo della grazia, lo Spirito Santo, come una retroguardia, ti segue e conferma la parola che tu predichi. Riprendiamolo e finiamo. Mentre il Signore stesso aggiungeva, Ebrei 2, la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Il che vuol dire: Dio lo vuole. Il digiuno che il Signore chiede questa sera è che si spezzino le catene della malvagità, è che sia rimosso dalla Chiesa il dito accusatore. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Ditelo con me: Dio giustifica. Alziamoci in piedi. Questo è un tempo in cui la Chiesa italiana non sta uscendo dalle denominazioni, non è quello il punto, ma sta uscendo da una prigione. Io sono profondamente convinto, ma me lo conferma Salomone. La Bibbia dice: ciò che è già stato, ditelo con me. E Dio riconduce le cose del passato. Ripetiamolo ancora: ciò che è già stato. E Dio riporta le cose del passato. Vuoi vedere ciò che Dio farà nel futuro in Italia? Guarda come il Vangelo è iniziato in Italia. L'Italia è stata una terra che ha avuto la grazia di sentire gli apostoli stessi predicare quel Vangelo. Io sono profondamente convinto che il risveglio italiano non verrà per un'irruzione di un'onda che supererà le Alpi o che salirà dalla Sicilia, ma verrà attraverso la restaurazione di quel Vangelo. Oggi noi stiamo vivendo, e ascolta, siamo in un luogo profetico, Roma. In questa città, sotto la persecuzione di Nerone, gli apostoli hanno predicato quella testimonianza. Dio riconduce le cose del passato. Noi siamo in un tempo profetico. Pietro ha parlato di tempi di restaurazione di tutte le cose.
Noi stiamo vedendo come in Italia Dio in tanti ministeri, in tante realtà, sta restaurando quel Vangelo. Quel Vangelo portò il primo risveglio in Italia. La restaurazione di quel Vangelo porterà, questa è una mia personale convinzione, ma ne sono profondamente convinto, un risveglio così particolare che da molte nazioni verranno per vedere il risveglio italiano. Quel Vangelo parla di catene spezzate. Quel Vangelo parla di rimuovere il dito accusatore, il dito che ha tenuto sotto la condanna di un peccato già perdonato i credenti, anziché indicare all'agnello di Dio. Ascolta, il dito di Giovanni Battista indicò l'agnello che liberava dal peccato, ma il nostro dito ha puntato di nuovo su quel peccato. Giovanni, Gesù ha detto, è stato il più grande tra i nati di donna, perché il suo dito non è stato mai puntato tanto sul peccato quanto sull'agnello. Il Vangelo parla dell'agnello, questa Pasqua parla dell'agnello, parla del suo sacrificio. Per quel sacrificio noi siamo stati costituiti giusti. Sapete, la prima volta che si parla della giustizia di Dio se ne parla per Abramo. Un giorno Dio prese Abramo, lo portò fuori, gli disse: Abramo, guarda le stelle e conta le stelle se puoi contarle, vero o no? Quella parola in ebraico, kafar, contare, in realtà sapete cosa vuol dire? Vuol dire raccontare. I cieli narrano la... Ditelo com'è. I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani, vero o no? Quella parola raccontane ancora kafar, è un racconto. Non doveva contare le stelle, doveva raccontare le stelle. In Genesi è scritto che Dio ha messo le stelle come segni nel cielo. Ditelo con me. Secondo gli antichi si cominciava a contare dal segno della Vergine e si finiva con il segno prima della Vergine, che è il leone. Dio stava dicendo a Abramo: leggi nel firmamento che io ho posto, qualcuno nascerà da una Vergine, sarà immolato come un ariete, avrà due nature come il capricorno, 100% Dio, 100% uomo, moltiplicherà i pani e i pesci, come l'acquario sarà il donatore dello spirito e un giorno tornerà come il leone. Satana ha stravolto questo e ha creato l'astrologia, ma Dio ha creato l'astronomia. Ascolta, è scritto: Abramo credette a questo racconto. Ascolta con me. E ciò gli fu imputato, ma la traduzione letterale è: gli fu messo sul suo conto corrente come giustizia. Quando credi a un Vangelo di un uomo, Dio, che è venuto, nato da una vergine, è stato offerto come un ariete e tornerà come un leone, la sua perfetta giustizia ti viene versata come un accredito illimitato sul tuo conto corrente celeste. Alziamo le nostre mani questa sera, alziamo le nostre mani al cielo, perché questa è una sera in cui per molti sarà un'uscita dall'Egitto. Alza le mani, proclama la sua giustizia, Chiesa. La tua guarigione sta per germogliare. La tua liberazione sta arrivando. Perché la volontà di Dio è che le catene della malvagità si spezzino. Il desiderio del cuore di Dio è che gli oppressi siano liberati. Il desiderio del cuore di Dio è che la liberazione ritorni la piena eredità del corpo di Cristo. Gesù tra i primi segni ha detto: nel mio nome cacceranno i demoni. Il segno che il regno di Dio era venuto non erano tanto le guarigioni, quelle c'erano state anche nel vecchio patto, ma Gesù disse: se io con il dito di Dio, con lo Spirito Santo, caccio i demoni, ascolta Chiesa,
è giunto fino a voi il regno di Dio. Sai perché? Perché il regno di Dio è un regno di libertà, e dove lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Amen. Adesso chiudi gli occhi e alza le mani, perché Dio sta per fare miracoli come non li abbiamo ancora visti in Italia, qui a questa conferenza, questa sera. E non per me o per altri uomini di Dio, ma perché il Vangelo sta di nuovo per essere innalzato in tutta la sua gloria nella Chiesa d'Italia. La rivelazione della giustizia di Dio diventa la vita del credente, e possiamo allora proclamare per le sue lividure noi siamo stati guariti. Amen. Alza le tue mani, cominciamo a permettere allo Spirito Santo di cominciare a ministrare. Non avere fretta con Lui. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e comincia a dichiarare: Signore, grazie, perché la mia identità è la tua giustizia. Oggi la tua giustizia mi precede e apre porte di favore per me. Dichiaralo con la tua voce. Oggi la tua giustizia mi precede e mi apre porte di favore, mentre la tua gloria è la mia retroguardia. Dietro me non ci sono più peccati, ma c'è la gloria della tua croce, la gloria della tua resurrezione, la gloria del tuo riscatto. Dì a Gesù: il tuo riscatto è la mia gloria, il tuo prezzo pagato è la mia gloria. In me c'è un sigillo. Alza le mani, voglio rilasciare questo su di te. Nel tuo spirito c'è un sigillo che Satana non può vedere. È il tempo che tu permetta che questo sigillo torni a splendere. In te c'è una luce, c'è un sigillo che Dio ha impresso, che dice: mia proprietà. E lo spirito che Lui ti ha dato è la caparra di questo. In accordo a questa caparra ogni cosa è tua. Tu sei coerede di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Io vorrei invitarti a venire qui davanti. Se fino a qualche minuto fa vedevi ancora la tua povertà, i tuoi peccati, e Dio ti sta parlando della tua giustizia invece, e Dio ti sta convincendo, vieni qui davanti questa sera. Vieni qui davanti al Signore e digli: Signore, questo è il tempo in cui le catene della malvagità devono essere spezzate. Questo è il tempo in cui il dito puntato su di me diventa il dito puntato su di Lui. Corri questa sera al trono della grazia. Vieni qui davanti, lascia che possiamo servirti anche attraverso i doni dello Spirito Santo, che possiamo ministrare, che possiamo pregare per te. Alza le tue mani e adoralo. Questa sera c'è un'unzione di libertà qui. Per alcuni è già cominciato stamani. Alzate le mani, il Signore, quando la gloria, ascolta, quando i doni si muovono è un conto, ma quando la gloria si muove è un'altra dimensione. Qui c'è un'unzione di gloria questa sera. La gloria di Dio è la nostra retroguardia questa sera, è lei che ci spinge. Alza le mani, vedrete che ancora noi non avremo iniziato a ministrare, le persone inizieranno a cadere sotto l'unzione, i giochi cominceranno a essere spezzati, ti accorgerai di essere guarito. Mentre ancora noi stiamo parlando, Isaia profetizzò: parleranno ancora e io già li avrò esauditi. Non perdere questo Kairos, vieni qui davanti. Alza le mani e adoralo sotto l'unzione. Permettiamo ai doni di muoversi. Permettiamo alla sua unzione scendere, di rompere ogni giogo. È scritto: il giogo sarà rotto
per l'unzione dell'olio. Isaia diceva: questo io voglio, che sia rotto ogni giogo, dichiaralo con me, che sia rotto il giogo delle dipendenze, che sia rotto il giogo della depressione, che siano rotti i giochi di stregoneria e di occultismo, che siano rotti i giochi che da generazioni tengono il tuo lignaggio legato, che sia rotto il giogo della depressione, che sia rotto il giogo dell'infermità e delle malattie, nel nome di Gesù. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani, c'è l'unzione qui. Cominciamo dolcemente a pregare nello spirito. Vi chiedo di pregare in maniera semplice, semplici sillabe ispirate dallo spirito. La sua unzione è sopra di te, sotto di te, intorno a te. Non stai ricevendo un'amministrazione, stai ricevendo un'impartizione questa sera. L'unzione e la gloria di Dio, il peso della gloria sta riempiendo questa stanza, sta sfondando le pareti, sta andando oltre le telecamere, oltre i video. Alza le mani e ricevila ora nel nome di Gesù. Oh, inene corosseli. Oh, alzate le mani, il Signore sta toccando alcune persone da problemi di infezioni, alcune persone che sono qui e soffrono di problemi ricorrenti di infezioni nelle vie urinarie. Alzate le mani da ogni infezione nel nome di Gesù, che ogni giogo di infezione si è spezzato questa sera nel nome di Gesù. Infezione alla bocca. Oh, a cuore santa la cuore. Oh, non è per forza, non è per potenza, è per il mio spirito, dice il Signore. C'è una persona in particolare che viene liberata da un problema di infezione batterica. È una donna ed ha un'infezione nella parte bassa del ventre, ricorrente per un'infezione batterica. Il Signore ti sta liberando in questo momento. Oh, adori a caras. C'è un'unzione per la liberazione da problemi nervosi, da disturbi d'ansia, da attacchi di panico, da problemi di fobie e di paure. Alzate le mani, vi prendo dominio nel nome di Gesù su ogni spirito di paura, su ogni spirito di panico, su ogni spirito di ansia, su ogni legame di pazzia o di disturbi mentali nella linea della tua famiglia. Tieni le tue labbra semiaperte. Io prendo dominio in quest'area nel nome di Gesù. Dichiaro ogni maledizione in quest'area mentale spezzata nel nome di Gesù. E ti dichiaro rilasciato questa sera nella libertà, nel nome di Gesù. Signore, tu stai riportando degli equilibri anche nelle sostanze del cervello, nella serotonina, in tutto ciò che può creare degli squilibri. Alza le mani e ricevilo nel nome di Gesù. Oh, dolce Spirito Santo, dolce Spirito Santo, rilascia qui la tua gloria, rilascia qui il movimento dei tuoi doni, rilascia qui la tua grazia, la tua unzione. Persone che soffrono di incubi la notte,
persone che sono oppresse da incubi in cui compaiono demoni. Sento che c'è una persona particolare che ha fatto dei sogni nella sua vita dove Satana ti ha fatto vedere la morte dei tuoi figli. Io prendo autorità e dichiaro questo seme sradicato nel nome di Gesù e dichiaro che alla tua famiglia non accadrà mai ciò che è accaduto alla famiglia di Giobbe. Nel nome di Gesù, alza le mani e ricevi mentre l'unzione sta aumentando qui. Lui prepara i cuori e man mano che lui prepara i cuori aumenta l'unzione. Ascolta questo, impara a dimorare nell'unzione. Mentre lui prepara i cuori e la fede cresce, lui aumenta l'unzione, si muove ancora di più. Signore, dichiariamo libertà questa sera da ogni giogo demoniaco, da ogni spirito d'inganno, da ogni spirito di contraffazione, da ogni potere medianico, da ogni spirito familiare, da ogni potere dello spirito di Jezabel, che è la contraffazione dello Spirito Santo. Amen. Alzate le mani, dichiarate: Signore, noi rinunciamo a ogni potere di controllo nella Chiesa. Lo Spirito Santo guida, non controlla. Io vorrei che ogni persona che sente uno spirito di controllo sulla sua vita venga qui davanti al palco. Se nella tua vita ti sei sentito controllato dai tuoi genitori, da insegnanti, anche da chiese, da ministri, da sette, da persone, anche da persone che hai amato, hai sentito il controllo sulla tua vita, vieni qui davanti. Noi prendiamo autorità su ogni spirito di settarismo, su ogni spirito di manipolazione, su ogni gioco che tu non hai mai pensato di mettere sui tuoi figli. Alzate le vostre mani. Nel momento in cui sarà rilasciata libertà, sentirete cadere catene, alcuni di voi perderanno le forze, cadranno a terra, ma il Signore non opererà solo in te, ma anche con persone che sono state con te sotto quel giogo, forse nella tua famiglia. Alza le tue mani e ricevi quest'unzione di libertà. Signore, nel nome di Gesù prendiamo autorità su ogni potere dello spirito di Jezabel, su ogni potere del falso spirito di profezia, su ogni potere di manipolazione, di settarismo. Al mio tre, io comando che ogni catena sia rotta qui nel nome di Gesù. Al mio tre, uno, due, tre, go! Liberi ora, liberi, 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 fuori, liberi. Dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, nel nome di Gesù. Grazie per questa unzione. Liberi, nel nome prezioso di Gesù. Gloria. Alzate le mani e respirate la libertà dello Spirito. Tu sei nella terra dove scorre latte e miele, dove c'è l'unzione dello Spirito Santo, ogni giogo cade a terra. Io vedo catene cadere dalla vostra vita, vedo malattie in questo momento dove voi siete che vi stanno lasciando. Qui ci sono e c'erano delle malattie che erano legate a dei giochi spirituali. Persone hanno pregato per la tua guarigione e non è accaduto niente. Non avevi bisogno di guarigione, avevi bisogno di essere liberato da un gioco. Alza le mani, perché io ti dichiaro questa sera per il Vangelo della grazia e del regno di Dio, libero da ogni gioco che non ti appartiene più. Sii libero, sii sanato nel nome di Gesù Cristo. Oh, 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 di accorsa.
alcuni problemi di sordità vengono guariti in questo momento. Io voglio prendere autorità su ogni parola di condanna che è stata messa sulla tua vita da persone in autorità. Alzate le vostre mani. Io prendo autorità su ogni condanna, su ogni parola di giudizio, su ogni parola di morte, su ogni parola di sconfitta, su ogni parola di fallimento, su ogni parola di paura che persone di qualunque tipo in autorità hanno rilasciato su quella linea di autorità. E al mio tre comando che queste parole e lo spirito che era su quelle parole sia annullato e cadano a terra una dopo l'altra. Al mio tre, uno, due, tre, liberi ora. Queste parole sono stati semi che hanno portato un frutto amaro, ma nel nome di Gesù ognuna di queste parole cade oggi a terra. Si libero nel nome di Gesù, libero, libero, libero da ogni seme nella tua mente, da ogni fortezza nella tua mente. C'è una persona che viene guarita da un problema ai ginocchi. Se hai questo problema nelle giunture dei ginocchi, alza le mani e dichiara semplicemente: grazie per averlo fatto, Signore. Grazie per averlo fatto. Alzate le vostre mani. Signore, noi decretiamo che ogni spirito avverso alla grazia di Dio, ogni spirito di anticristo, ogni spirito di giudizio, di legalismo, in questo momento perda autorità nel segno della grazia e per i doni della grazia, nel nome di Gesù. Il Signore sta toccando il grembo di una donna che sta cercando di avere figli da molto tempo e questo grembo è chiuso. Alzate le vostre mani, dovunque tu sia, qui o dietro quella telecamera. Io nel nome di Gesù parlo alla tua vita e nel nome di Gesù che il tuo grembo si apra adesso, nel nome di Gesù. Hai fatto degli sforzi per cercare di avere questi figli, hai fatto anche delle cure, ma il Signore fa questo per te nel riposo della fede. Non sforzarti di credere, semplicemente ricevilo. Oh, gloria, gloria, gloria. Vogliamo anche pregare, ministrare con gli altri pastori, con Luca, con l'Apostolo, con Francesco, per voi. Alzate le vostre mani e adoratele, continuate a ricevere. Noi vogliamo anche ministrare per voi questa sera. C'è un'unzione meravigliosa qui. Questa è una sera che per molte persone segnerà l'uscita definitiva dall'Egitto. Da questa sera tu vedrai la giustizia di Dio davanti ai tuoi occhi. Ogni mattina che ti alzerai, quando leggerai la Bibbia ti parlerà della tua giustizia, della sua grazia, e la gloria di Dio sarà la tua retroguardia. Questa sera il Signore si sposta da davanti a te e si mette dietro di te e inizia a spingerti con il tuo favore, non a forzarti, ma come un padre dolcemente accompagnarti dalle tue spalle. Quando la Bibbia dice tutti coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, la parola greca originale indica qualcuno che da dietro ti indica la direzione, qualcuno che da dietro ti parla. Nella Bibbia uomini di Dio hanno sentito Dio parlare dietro, questo il Signore voleva dire: io sono dietro di te e ti insegno a camminare come un figlio maturo. Qualcuno che sa che oggi è la sua giustizia che ti guida. Lui ha promesso: io sono con voi tutti i giorni
io sono con voi tutti i giorni. Dai, in questa atmosfera di grazia, alza le mani, vogliamo ministrare per voi.